E finalmente ci siamo! Siamo entrati in possesso della nostra limited edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild e abbiamo quindi la possibilità di spacchettarla davanti ai vostri occhi. Intanto abbiamo un bello scatolone. Ora vi facciamo fare una panoramica di questo box piuttosto importante, con questo artwork bellissimo che ricopre buona parte della scatola. E ora qui lo mettiamo un attimo a confronto con la scatola del nostro nuovo Nintendo Switch. Come vedete, la larghezza da questo punto di vista è praticamente identica, ma è molto molto più sottile quella la scatola di Nintendo Switch, il che vuol dire che all'interno di questo bello scatolone troveremo una bellissima sorpresa. Anzi, in realtà più di una. Ora lo spacchettiamo insieme e vi mostro tutto quello che abbiamo trovato. Allora, la prima cosa che salta fuori non appena abbiamo aperto la scatola è questa confezione, questo CD musicale di The Legend of Zelda, appunto Breath of the Wild. È una selezione di 24 tracce. Ve lo dico in anticipo proprio perché ora poi la gireremo e vi farò anche vedere le tracce. Considerate però che alcune tracce contengono dei nomi che potrebbero anche essere un po' spoiler, quindi quando sarà il momento vi avviserò. Intanto questa, abbiamo aperto la scatola, abbiamo questo artwork bellissimo fatto a matita sul CD. Dalla parte del libretto invece abbiamo, si apre e si rivela questo artwork ormai famosissimo proprio del mitico titolo Nintendo. E poi ecco, una volta estratto il disco, dietro c'è questo simbolo che i fan di Zelda conosceranno decisamente bene. Ok, sto per girare la custodia, quindi chiudete gli occhi se non volete spoiler. Ecco qui, questi sono le 24 tracce di questa selezione musicale. Ora potete già girarvi se volete, o riaprire gli occhi, in quanto non c'è più nessuno spoiler, ho appena messo via la confezione. Una delle tracce la trovate qui in sottofondo proprio di questo video. Passiamo ora al gioco vero e proprio, la mitica scheda. L'abbiamo vista per la prima volta proprio qui, questa scheda di gioco che rappresenta proprio lo standard di Nintendo Switch. Allora, all'interno, come avete visto, c'è questa minuscola schedina che tra l'altro però risulta davanti ad un artwork, anche in questo caso bellissimo, con la Master Sword piantata. Ecco, questa è la schedina, giusto per darvi un'idea, l'abbiamo messa a confronto con un'altra cartuccia del Nintendo 3DS e vedrete che appunto è minuscola, è grande quanto quasi la metà di quella del 3DS. Ok, abbiamo appoggiato anche il gioco, ora è il momento di passare al pezzo forte. Il pezzo forte che arriva, eccolo qui, attenzione, allora intanto bisogna aprire questi due lati. Dentro la scatola di questa limited edition c'è un'altra scatola che serve appunto per contenere ed evitare danni al pezzo clou di questa edizione speciale del gioco. Eccola qui che arriva. Allora, qui abbiamo una scatola totalmente bianca con però i nomi di The Legend of Zelda scritti sia diciamo in lingua classica sia in giapponese. E poi all'interno troviamo due bei pezzettoni di polistirolo che racchiudono il nostro oggetto leggendario. Eccolo che arriva. Allora, togliamo anche questo. Ora, attenzione che qui è pericolosa l'apertura. Ok, abbiamo tolto anche lo scotch, l'abbiamo tagliato. E qui, una volta aperto, salta fuori l'oggetto più, diciamo, atteso di questa edizione, ossia proprio la Master Sword piantata nel terreno. Non sappiamo quale sia la storia di questa Master Sword all'interno del gioco, tantomeno ve lo dirò io, ma come vedremo appunto è una Master Sword invecchiata, è una Master Sword anche un po' arrugginita se ci fate caso. Ora cercherò di inquadrarla nel modo migliore proprio per darvi la possibilità di vedere tutti i dettagli
che la caratterizzano. La Master Sword è rimasta, diciamo, direi praticamente identica come era in passato, se non per il fatto che appunto è un po' danneggiata, la vedete arrugginita. Anche se è interessante notare che proprio a fianco a questa lama magica, quest'arma magica, sia nato un fiore. È nato un fiore che, potrebbe essere simbolo di qualsiasi cosa. Intanto è lì. Detto questo, parlando di nuovo dell'oggetto, la base in cui è piantata la Master Sword è piuttosto pesante, quindi non c'è assolutamente nessun rischio che si ribalti se doveste appoggiarla appunto sulla vostra scrivania. I materiali di cui sono fatti la spada e il fiore è plastica, mentre la base è in pietra. Tutto questo è comunque molto dettagliato e dà vita ad un oggetto assolutamente ottimo. Questo è il... Questa è la scatola, è tutto il contenuto di questa limited edition di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Abbiamo lo scatolone gigante, abbiamo la confezione standard della piccolissima scheda di gioco, abbiamo ovviamente la Master Sword e abbiamo la colonna sonora con queste 24 tracce davvero belle da ascoltare e da sentire. Un acquisto che, se riuscite a trovare, è assolutamente consigliato, visto che tra l'altro il gioco è veramente fenomenale. Vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui con Game Sailors, per approfondire il discorso Nintendo Switch. Ciao a tutti!